Amici, oggi è una giornata veramente particolare. Siamo a Palmadula, guardate quanta gente abbiamo intorno per una serata davvero particolare. Perché è una giornata di festa, avremo tanti artisti, ci saranno anche Bazzi, Baletti Sardi, veramente ve ne faremo vedere di tutti i colori, ma l'iniziativa è davvero lodevole. Umberto Graziano, il parroco del posto qui di Palmadula, hanno organizzato questa serata per solidarietà, per ricostruire e quindi rinnovare le chiese del circondario. Mi piace questa solidarietà fra paesi. Adesso ve la andiamo a descrivere e poi ci divertiamo un po', perché qua ci sono artisti di calibro mondiale, un po' meno, però ci sono artisti, venite con noi. Ragazzi, sto lavorando, come vedete. Scusa, hai ragione. Sono tornaio e oggi, in occasione di questa festa del rinnovo, qualcosa devo fare. Cioè, hai cambiato mestiere? No, faccio sempre lo stesso mestiere, però facente parte della Nazionale Artisti Sardi. Ti devi prestare. Siccome oggi non presenterò, forse farò una canzone, nel frattempo devo fare qualcosa. Ho pensato di così darmi al toronaio. Hai capito? Lui non rimarrà mai povero. Lui si inventa. Mi guarda un altro. Guarda chi ci ha chiesto 5 euro di torrone. Allora, al cassiere. Oggi ce li abbiamo tutti. Paul, hai mandato i soldi al cassiere? Questo è strano. Perché? È tutto in beneficenza, tu dici. No, beh, il cassiere, perché voglio dire, cioè, se io taglio il torrone e non è che posso. Bravo, mamma mia, quante ne sa! Dai, a parte gli scherzi. Per forza tu sei nelle manifestazioni legate alla Nazionale Artisti, beneficenza sempre. Assolutamente. Nazionale Artisti Sardi, che vuole essere un'associazione di artisti che fanno del bene agli altri. Dovresti fare il torronaio, si è avvicinata tantissima gente nel mentre. Mi sembra già strano che io intervisto te. Cambiamo. Mi sembra strano che la mandi in onda questa cosa qua. La manderò in onda assolutamente. Intanto mangiamo torrone. 5 euro al signore, grazie. Aspetta, facciamo vedere a Paul De Santi come si taglia il torrone. Che qua c'è gente di professione. L'amico, siccome ne vuole 5 euro, gliene diamo 6 euro senza nessun problema. Si mette prima il dito. Si mette prima il dito, poi prende il dragone e tagli. Praticamente, senza stare lì a ammattanarti, non sei vedo. Tieni, guarda. Caro Paul, se vuoi scuola di danza, vieni da me. Questo è un gioco di prestigio. Ballate con noi. Come ti chiami? Nicolo sempre. Questa è un'arte, non è fare il torronaio. Vieni con me. Dalla bancarella di Nicolo è tutto. Io, Paul De Santi e il torronaio. Ci vediamo dopo. E ovviamente, prima di descrivervi la serata, siamo qui col vice sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale per spiegarci il motivo di questa serata. Il motivo è l'intervento di manutenzione in alcune chiese che ci sono in queste borgate lontane. Purtroppo l'amministrazione comunale non ha le possibilità per intervenire in tutte le chiese, però credo che stasera si possa prendere l'impegno per supportare questa iniziativa attraverso o facendosi carico di una chiesa, magari quella anche più che ha bisogno più di manutenzione di queste quattro chiese che sono oggetto di questa bellissima manifestazione. Oh, che bello! Quindi vedete, abbiamo preso un impegno ufficiale del vice sindaco, poi torneremo fra un annetto, due, no? Un annetto? Quando volete, penso anche pochi mesi, il tempo di avviare la nuova amministrazione, credo che saremo operativi. Quindi torneremo fra 6 mesi circa a farvi vedere la chiesa completamente ristrutturata. E adesso invece vi facciamo conoscere una persona splendida, Padre Alberto, che si è impegnata tantissimo per ristrutturare questa chiesa di Palmadula, che è diventata bellissima, pulitissima, e ci sarebbe da prendere veramente esempio. Adesso quest'opera lei la vuole ripetere per tutti i paesi vicini. Diciamo che sarebbe il mio desiderio. Ma il bello è come lei sta affrontando questo problema. Cioè il bello, adesso io ho stimolato le varie comunità a ritrovarsi insieme e ho ideato questa lotteria, a questa festa dove si raccolgono fondi per la ristrutturazione di queste cappelle. Allora, se notate, Stefano Di Franco ha in mano il calice dell'amore, che anticamente era unito, si chiamava divino. Tutto attaccato. Poi l'uomo è riuscito con la sua fantasia a staccare, a disunire, a separare. C'era una frase molto bella di mia e di Rita Levi di Montalcini che diceva: l'uomo più o meno è nato per dividere. Dove corre la gente?
nella bocca del destino, regalando la sua mente al potere più vicino. Non so dove sto andando, ma so che ci sto andando. Cammino contro mano, un cieco sordo al richiamo. Le 24 pollici. No, è televisore 14 pollici. Pure! No, aspetti, non ho capito. Si vince che cosa? Un motorino 12 pollici. Voi siete le addette al piegamento dei bigliettini. I biglietti, no, siamo dei canaglia noi, siamo dei canagli. E cosa canaglia. Si vince questa lotteria? Una bicicletta a 13 pollici. No. Oh, e com'è la bicicletta? A 20 cavalli. Ah, 20 cavalli! La bicicletta a 20 cavalli. Il motorino a 12 pollici. No.